ragazzi, benvenuti sul nuovo video sul nostro canale YouTube Borgiamaco. Stiamo provando una Vespetta, in teoria 50, ma in realtà è stata modificata. Oddio, non frena, c***o! Frena! Non frena! Che strana! La seconda non so manco che è. Ok, la sto imparando a portare. È una Vespa del 1979. Io che sono alto 1,93 m. Oddio, ci sto comodo. È simpatica, però è proprio un trabiccoletto. C'ha il cambio a 4 marce al manubrio, diciamo a leva, al manubrio. Infatti faccio così. Terza. Gas, freno anteriore. Il gas rimane, oh c***o, rimane un po' accelerato. Che è la prima volta che porto un cambio così. È molto essential, non c'è niente praticamente su questo, su questa Vespetta. Cazzo, 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 cazzo. Non si ferma, sono andato dritto. La terza e la quarta mi slittano un po'. Passo dalla terza alla quarta, cioè dalla seconda alla quarta, la terza è difficile da riuscire a mettere. Allora, stavo dicendo, vediamo se... No, basta. Comunque, 4 marce, attenzione decollo, mi raccomando. Penso, questa è stata modificata, non ha più il 50 cc, ma il 102 Pinasco, e quindi accelera un po' di più. Certo, con me sopra, che peso un centinaio di chili, sta un po' tirata, poverella. Però è fighissima. È tutta una vibrazione. Ma è divertentissima. Oddio, che figata. Ma mo vado sempre così. Ah, lo 0-100 che cavolo lo faccio fa? Non so, non ci arrivo nemmeno. Ti fa tutto un massaggio, tutto intorno, alle gambe, ai piedi, alle braccia, è tutta la vibrazione questa Vespetta, ma è troppo carina. La mia prima volta sulla Vespa 50, non so quanto possa fare, cioè quanti cavalli ero, comunque una decina. Comunque il freno davanti è quasi un cavolo, bisogna usare quello a pedale che sta lì, l'accensione è sempre a pedivella sulla destra. E qui sotto c'è l'aria, e sotto alla sella c'è sta la cosa del carburante, qui c'è sta la chiavetta di accensione, non ti dà nessuna informazione su quanto stai andando, come stai andando, niente, è tutto intuito, però è troppo caruccia. E devo dire che le Vespette costano pure parecchio se te le compri oggigiorno restaurate, anche 2-3 mila euro. La seconda è un po' nascosta, ma veramente la seconda è come se non ci fosse, non la riesco a trovare. Io vado con calma perché è un po' un mistero questo motorino per me. Ci sto provando, non ci riesco un granché, ma ci sto provando. I freni sono a tamburo entrambi. Vai! Penso che passo dalla prima alla terza, la seconda non la riesco a mettere. Ah, facciamo una curva con questa Vespetta per vedere come va. Con le ruote da 10 pollici. Che caruccia, pure a fare la curvetta. E vai! Ti trasmette una gioia indescrivibile. È proprio carina, ne voglio una. Poi gli ammortizzatori sono quel che sono, non ammortizzano quasi niente, perché è tutta una vibrazione, il motore ne trasmette esattamente tutte le vibrazioni al sedere, braccia, gambe, tutto. Se non frenassi con quello a pedale, non frenerebbe per niente. Au! Mi dispiace non poter vedere le prestazioni, ma questo è uno scooter che va sentito, deve essere
ti trasmette grandi sensazioni indescrivibili. Questo è uno scooter che bisogna prenderlo per un affetto, perché uno sente dentro il bisogno di averne una, e io comincio a sentirlo perché è proprio carina, proprio bellina. Se io gli dovessi dare un voto da 1 a 10, ma io le darei un 10, guarda. Ma che divertente! Ah, questa si guida un po' meglio, anche se la sella è un po' è scomodina. Anche questa c'ha il 102, però non Pinasco ma Polini. No, voglio la seconda, no il Fall. Ah, no, cammina anche a Fall. Inchioda davanti! È carina pure questa, rossetta. Un po' scomoda, a me serve la sella più grossa. Se ci devi abituare la Vespa, è pericolosa. Penso di sembrare anche uno scemo sopra questo scooter. La Vespa non si batte, è un mito. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo breve video illustrativo. Spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao ragazzi, al prossimo video.